Benvenuti a questo nuovo tutorial e anche bentornati se ne avete già seguiti altri in precedenza. E oggi l'argomento è come creare una chiavetta USB avviabile. Ecco, questa negli ultimi anni è un'operazione che è diventata sempre più frequente ed è sostitutiva alla scrittura di un CD. Le chiavette USB, inutile dirlo, sono molto più pratiche da portarsi appresso. Ce ne sono di tutte le dimensioni, forme, colori, insomma, si possono scrivere, riscrivere. Sono come un piccolo disco portatile e hanno quindi decisamente dei vantaggi rispetto a un CD che, a parte la dimensione e la fragilità, se non è un CD riscrivibile, non è riscrivibile, non è cancellabile, non permette di salvare ulteriori dati facilmente, eccetera, eccetera. Insomma, i CD hanno i loro problemi che oggi sono evidenziati, diciamo, dall'avvento delle chiavette USB. Qualche anno fa, ovviamente, essendoci solo i CD o i DVD, poi i DVD, arrivati dopo, ovviamente non c'era altro mezzo, quindi era il top. Ora stanno prendendo sopravvento, se già non l'hanno preso totalmente, le chiavette USB. Ecco, l'argomento di oggi, cioè USB, però con una parola in più, avviabile. Avviabile cosa vuol dire? Vuol dire che vi mostro oggi come preparare una chiavetta USB per poter far partire il PC al boot del PC, cioè quando si accende il PC, farlo partire dalla chiavetta USB invece del suo disco fisso, suo disco rigido. Così come un tempo si potevano creare o si creavano i CD avviabili, quindi si inseriva il CD nel lettore apposito del PC, si accendeva il PC partiva dall'unità CD invece che dal disco rigido. Oggi si può fare la stessa cosa comodamente anche da una chiavetta USB. Allora, per poter fare ciò, però, bisogna preparare la chiavetta, cioè bisogna scrivere la chiavetta con il contenuto necessario a fare in modo che sia avviabile, cioè che si possa fare il boot del PC dalla chiavetta. Il mezzo per poter scrivere queste chiavette USB è un programmino apposito che in Ubuntu si trova già installato per difetto, è già presente quando si installa Ubuntu e quindi è molto pratico, è già lì, solo da usare. E la materia prima da scrivere è la cosiddetta immagine ISO. Ecco, un'immagine ISO c'è da una vita, è da quando ci sono i CD, cioè immagini un file ISO, quindi con estensione ISO, quindi si chiama disco.iso, è un'immagine ISO. ISO è standard, come suggerisce l'estensione ISO, e è in realtà un file a vedersi una volta scaricato. Ma in realtà è un archivio, è un contenitore di altri file. Nel nostro caso specifico, questa ISO è particolare perché contiene, per esempio, sempre stando in ambito Ubuntu, tutta l'immagine del sistema Ubuntu necessaria a far partire il PC dalla chiavetta e a presentare appunto Ubuntu nella sessione, famosa sessione live, quindi senza modificare il PC originale, si può provare Ubuntu che si appoggia alla chiavetta USB per essere utilizzato. Ecco. Il tutto dunque ha origine da questa immagine ISO che è disponibile, per esempio, lo vediamo qua. Clicco qua, apriamo il sito italiano di Ubuntu, nella pagina del download, cioè dello scaricamento, dove si può scaricare appunto l'immagine ISO del sistema operativo Ubuntu Linux. Ecco, se si clicca sul pulsantone arancione qui, ecco che appare il dialogo di salvataggio, di salvataggio dei file che si scaricano da internet, e questo file, ecco appunto, vedete, ha l'estensione .iso. Come ho detto un attimo fa, è un file solo,
quando lo si scarica, lo si trova sul PC come un file unico, ma in realtà è un archivio contenente una pletora di file che formano l'immagine, in questo caso di Ubuntu. Ovviamente, anche tutte le altre distribuzioni Linux hanno lo stesso sistema, quindi OpenSUSE, Fedora, eccetera, 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 tutte le decine e decine di distribuzioni Linux che ci sono permettono di usufruire di queste immagini ISO, di poterle scrivere su un CD o su un chiavetto USB e di poter essere avviati direttamente dalla chiavetta. Scaricare la ISO dunque, ho detto, perché ovviamente senza ISO non si fa niente. E allora la materia prima io ne ho già scaricata una, qua nella mia cartelletta, eccola qua. Punto ISO è un'immagine molto primitiva della prossima Ubuntu, quella che uscirà a ottobre, però fa niente, per fare esercizio, per dimostrazione va benissimo. È comunque una ISO, quindi è questo l'importante. Adesso, secondo passo, ovviamente dobbiamo usare il programmino che, come ho detto, è già presente in Ubuntu per tramutare questa ISO in una penna USB riavviabile dal PC. Allora, prendiamo il programma che si trova nel menu Sistema, Amministrazione, Creatore dischi di avvio, eccolo qua. Crea un disco di avvio usando un CD o un'immagine di un disco. Ecco, l'immagine del disco è la ISO di cui abbiamo parlato. Avviamo il programma e vediamo che è molto molto semplice. Quindi, la prima parte della finestra, quella alta, richiede un'immagine disco ISO. Andiamo a prendere quindi la nostra ISO che abbiamo salvato. Qua, eccola qua, apri e viene presentata qui. Nella parte sotto viene richiesto su quale penna USB scrivere questa immagine ISO. Qua ISO. Allora, questo ovviamente viene presentato perché io ho già innestato nel PC la mia pennetta USB di destinazione. Questo ho dimenticato di dirlo prima, ovviamente, ma non fa nulla, si può anche innestare successivamente. L'importante è che avviando il programma poi appaia qui l'unità disco della penna. Nel mio caso è, vedete, è una pennetta da 4 GB formattata 3,8 GB. Ecco, il programma offre la possibilità anche di cancellare la penna, quindi di pulirla, di riformattarla prima di scrivere. Ecco, questo è utile se la nostra penna USB l'abbiamo usata quotidianamente per trasporto dati, salvataggi dei nostri file, documenti, immagini, qualsiasi cosa. E per essere sicuri di pulirla per bene e non solo cancellare questi file per averla vuota, possiamo fare clic su questo pulsante che procede a eliminare tutti i dati e a presentare pulita e vuota la nostra penna USB pronta per ricevere la scrittura del disco ISO. Il grosso vantaggio, uno dei grossi vantaggi di una penna USB rispetto ai CD è che opzionalmente, quindi non obbligatoriamente, ma opzionalmente è possibile riservare una parte della penna USB, vedete qua, salvati su spazio aggiuntivo riservato, di crearsi una zona grande, insomma, se è 4 giga la penna, ovviamente non dare 4 giga di spazio dati, ma ecco, mettiamo, che ne so, 1 giga, perché no? Ma non esageriamo, va? Diciamo, ecco, 700 mega. Ecco, se scriviamo la nostra, se prepariamo la nostra penna USB impostata in questo modo, avremo 761 mega come spazio dati, come disco, cioè anche se avviamo una sessione live di Ubuntu, quindi che non tocca il PC originale, abbiamo la possibilità di fare delle impostazioni, scaricare programmi, installare programmi, sempre lavorando sulla penna USB e usando questa area che
che funge da, diciamo, come da disco fisso all'interno del sistema della penna USB. Ecco, questa è un'area che è scrivibile ovviamente su CD. Non era possibile farlo, ma una penna USB, essendo un disco scrivibile, è possibile riservarsi quest'area. Quindi, in questo caso, 761 MB. Sono disponibilissimi per salvarsi i dati, i documenti, eccetera, eccetera. Esattamente come fosse installato il sistema, ma in realtà non lo è, perché facendo il reboot dalla penna, lavoriamo solo sulla penna senza toccare il PC originale. Ecco. L'altra opzione qua disponibile è in alternativa al crearsi questa area dove i dati vengono effettivamente conservati, quindi se la penna, se il da Ubuntu usciamo e poi il giorno dopo, la settimana dopo, riavviamo lo stesso Ubuntu dalla stessa penna con questa opzione attiva, quindi salvati su spazio aggiuntivo riservato, ci ritroveremmo con le impostazioni esattamente come le abbiamo lasciate, con eventuali documenti, dati e tutto quanto, perché appunto funge da disco questo spazio. Se invece attiviamo questa opzione, eliminati in fase di arresto, a meno che non vengano salvati, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque lo scopo di questa opzione è che in realtà tutto quanto noi salviamo durante la sessione live viene poi eliminata al momento che si spegne il sistema operativo. Diciamo che per praticità, francamente, io non ho mai usato questa, ma ho usato questa qua in modo che posso dare valore aggiunto alla sessione live, insomma, rispetto al CD dove poi imposti magari qualcosa e poi perdi tutto, qui per se non altro al riavvio te lo ritrovi già preimpostato. Adesso è tutto pronto, abbiamo impostato le opzioni che vogliamo e possiamo premere questo pulsante Crea disco di avvio, che avvia appunto la scrittura della penna USB. Ecco, vedete che c'è una barra di avanzamento. Seguendo questa stima dei tempi dovrebbe metterci poco, quindi possiamo anche aspettare tranquillamente durante il tutorial. Anche una penna USB abbastanza veloce in scrittura, quindi è già oltre la metà. Spero che non ci metta troppo, accidenti, 5 minuti. Che poi non so cosa dire, vabbè, insomma, avete capito che qui basta aspettare la scrittura e il punto 2 appena ha terminato è fatto. Poi, ecco, il punto 3 è la particolarità che le penne USB non necessariamente sono già predisposte, o meglio, scusate, mi sono espresso male, non necessariamente il PC è predisposto per partire, per fare il boot da una penna USB o non direttamente. Cosa vuol dire? Probabilmente lo sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, quando schiacciate il pulsante di accensione del PC, proprio hardware, quando il PC è spento, schiacciate il pulsantino per accenderlo. Il primo programmino che si carica, proprio il primissimo, è il cosiddetto BIOS o BIOS all'inglese, che è proprio il programma di boot, il primissimo interfacciamento fra il PC e l'utente, insomma, è questo BIOS, che in realtà dura pochissimo. Proprio le prime fasi di accensione del PC, poi prende sopravvento il sistema operativo installato dal disco rigido. Ecco, però è proprio questo BIOS. Ecco, tra l'altro, tanto che parlavo, l'installazione è completata, ora è possibile eseguire Ubuntu su altri computer avviandoli con questa unità. Ecco, quindi scusate, poi riprendo il discorso del BIOS dopo, prima andiamo con ordine, finisco un attimo il discorso sulla ISO scritta. Ecco, quindi da questo file ISO, quindi un archivio di file, siamo passati a questa unità disco che è la penna USB che ho innestato. Vedete, file da 4 GB, file system da 4 GB, che è la mia pennetta USB innestata nel PC in questo momento. Vedete che da quel ISO che abbiamo visto un attimo fa, che
che è un file unico da 705 mega, siamo passati a alcune cartelle, alcuni file che formano appunto l'immagine di Ubuntu. Immagine del sistema operativo che a questo punto, facendo un riavvio del PC, può prendere la precedenza sul disco rigido del PC originale e avviare una sessione live di Ubuntu in modo che possiate provare questo sistema operativo. Ecco, questo era quanto volevo mostrarvi fino al punto 2, quindi creare l'immagine ISO dal programma con il programma qua amministrazione creatore dischi di avvio già presente, già integrato in Ubuntu di partenza. E quindi a questo punto la nostra penna è pronta. Dicevo prima, intanto che aspettavamo la creazione della penna, che c'è questo famoso BIOS, che vuol dire boot qualcosa, operating system, insomma è una sigla, BIOS, che parte appunto per primo per pochi secondi, prima che poi prenda avvio il sistema operativo installato sul disco fisso. Dico disco fisso perché il BIOS, fra le varie impostazioni, i vari settaggi, include anche la sequenza di boot, cioè la sequenza di partenza del PC. Sequenza di partenza si intende il disco rigido, l'unità di lettura scrittura CD ed eventuali penne USB innestate. L'ordine nel quale partono queste unità dipende appunto da un'impostazione nel BIOS. Per poter quindi avviare il nostro PC da una penna USB invece che far partire come normalmente dal disco rigido, dobbiamo intervenire nel menu del BIOS e dire no, non voglio partire normalmente, ma voglio che tu parta dalla pennina USB chiavetta tal dei tali. Ecco, questa cosa non ve la posso far vedere qui direttamente durante questa registrazione del tutorial, perché ovviamente dovrei riavviare il PC e allora addio registrazione video. Comunque, ci sono due cose da dire. Una è che ho provveduto a creare con il mio cellulare un video a parte dove vi mostro come parte il mio PC e dove intervengo per forzare la partenza dalla penna USB che abbiamo appena preparato. E due, che purtroppo, possiamo pur dire purtroppo, ogni PC ha impostato il BIOS un po' come vuole lui, nel senso che un po' a dipendenza del costruttore del PC, un po' a dipendenza del costruttore del fornitore del BIOS, i menu e le opzioni e i tasti da premere per intervenire nel BIOS possono variare facilmente da modello a modello, da marca a marca. In sostanza, però, il BIOS funziona un po' uguale, in fondo è un po' uguale dappertutto, però quello che varia facilmente sono i tasti per intercettarlo all'inizio quando si accende il PC, come vi spiegherò nel video a parte, quando vedrete come si avvia il mio PC. Appunto, sottolineerò che il mio tasto da premere non è detto che sia come il vostro, anche se il principio di funzionamento è identico. Quindi prendete il video che segue fra un attimo come base documentale, come spunto, ma non aspettatevi necessariamente che per il vostro PC sia esattamente la stessa sequenza tasti o gli stessi tasti da premere. Ecco. Quindi adesso vi lascio alla dimostrazione del boot del mio PC con la chiavetta che abbiamo appena preparato e ci troviamo alla fine di questo video ripreso, ripeto, con il cellulare, quindi è al di fuori di questa tecnica di ripresa dei tutorial direttamente dal PC. E dicevo, alla fine di quel video ci rivediamo per parlare dell'ultima parte di questo tutorial e quindi di questo punto 4. A presto. Bene.
Vi voglio presentare come si avvia il mio PC con il suo BIOS o BIOS particolare. Come ho già detto in precedenza, il BIOS di ogni PC può avere le sue particolarità durante la procedura di partenza del PC, soprattutto per quanto riguarda il tasto da premere per ottenere il menu stesso del BIOS. Nel mio caso, come vi mostro adesso accendendo il PC, devo premere il tasto Escape per ottenere il menu del BIOS. Magari in altri PC può essere un F10, un F7, un qualsiasi altro tasto. Quindi la mia dimostrazione pratica è puramente indicativa, anche se immagino che il funzionamento del BIOS su PC diversi sia molto simile e magari differisce solo per quanto concerne il tasto da premere per far apparire il menu di scelta delle opzioni del BIOS. Allora, vedete qui ho preparato il mio PC spento con già la chiavetta USB inserita qui sulla destra, la vedete qui, ecco, la tolgo e la rimetto. E quindi è pronta per fungere da unità di partenza, da disco di partenza del nostro PC. Allora, se io accendo il PC, andiamo un po', aspettiamo un attimo. Ecco, la mia mania di mettere le password dappertutto implica che io abbia anche la password a livello di BIOS, cioè di partenza, quindi nel mio caso la prima cosa in assoluto che viene chiesta è una password di accensione. Allora metto la mia password e siccome questa password immagino non venga attivata da molte persone, questo è un passo che in realtà normalmente non è previsto. Non è visibile nella partenza del PC comunemente usati, e quindi fate conto che questo sia un passo non presente, a meno che non abbiate voi la volontà e la voglia di attivare appunto fra le opzioni del BIOS questa prima password. Facendo Enter, quindi entriamo nella normalità della maggior parte dei PC, e quindi parte appunto la procedura. Qui in basso a sinistra mi è venuto fuori scritto premere Escape per ottenere il menu del BIOS. Ecco, ho premuto un po' di volte il tasto Escape e si presenta un startup menu che è quello del BIOS. Ecco, fra le varie opzioni vedete per esempio che c'è F10 BIOS Setup, quindi proprio le impostazioni della procedura di partenza di ogni PC, fra le quali la password che avete appena visto un attimo fa, e però quello che ci interessa in questo caso, per quanto riguarda la chiavetta USB qui inserita, noi vogliamo far partire il PC non dal suo disco fisso, come normalmente farebbe, non dal CD, anche se l'unità è vuota, lettore CD, quindi comunque non partirebbe da lì, ma da questa chiavetta. E allora premiamo, nel caso, ripeto, del mio PC, del mio modello particolare, nel mio caso è F9, Boot Device Options, F9. Le opzioni di boot, cioè di partenza del PC, e device è l'apparecchio, diciamo, il mezzo di partenza, che può essere appunto il CD, il disco fisso del PC o una chiavetta. Allora io premo il mio F9 e appare il boot manager. Ecco, vedete che come in tutti i PC l'opzione primaria, la principale, quella per difetto è ovviamente l'hard drive, cioè il disco fisso, il disco duro del PC. Nel nostro caso appunto alteriamo questo ordine e vedete che in seconda posizione io a suo tempo nel mio BIOS setup, cioè nell'impostazione del mio BIOS, ho messo di far partire dalla chiavetta USB, perché ormai è sempre più raro far partire, come vedete qui in terza posizione, da CD,
o DVD dal lettore CD-DVD ormai sta diventando raro perché si usano sempre più le penne USB al loro posto. Quindi io ho già messo in seconda posizione, dopo il disco fisso, ecco qua, la mia chiavetta USB. Viene anche riconosciuto il modello, un SanDisk Cruiser Contour, e questa inserita. E scegliendo appunto di partire da qui, il PC non andrà a cercare tutte le sue informazioni di partenza sul disco fisso come normalmente, ma sulla chiavetta che noi abbiamo già preparato, come vi ho fatto vedere nella prima parte del tutorial. Quindi facciamo semplicemente un enter e vedete che qui c'è la partenza, in questo caso di un Ubuntu, di una versione di Ubuntu, con il suo menu di partenza, eccetera, eccetera. Possiamo scegliere la lingua, eccetera. Ecco, vedete, questo qui è il classico menu di Live CD di Ubuntu, in questo caso Live USB di Ubuntu, ma può essere un qualsiasi sistema operativo o altra distribuzione Linux che permette di partire da una chiavetta USB. Ecco, in questo caso è stato escluso il disco fisso. Se andiamo avanti, continuerà a lavorare sulla chiavetta USB. Questo è quanto. Bene, eccoci tornati dopo il video in esterna, chiamiamolo così, così mi esalto un po'. Bentornati, dicevo, per l'ultima parte. Breve parte di questo tutorial, di questa presentazione che riguarda le ISO ibride. Ecco qua, ISO ibride. Dunque, a partire dalla prossima versione di Ubuntu, con quella che si sta preparando per ottobre 2011, la 11.10, quindi saranno disponibili le cosiddette ISO ibride. Che bisogna solo copiare senza usare un programma apposito. Ecco, programma apposito è quello che abbiamo visto nella prima parte di questo tutorial, quello che parte da qui. E questo appunto è un programma apposito che fa determinate operazioni particolari per preparare una penna in modo che sia avviabile. Le ISO ibride invece permettono di essere semplicemente copiate. Diciamo non proprio con il copia e incolla che intendiamo noi fra file, ma quasi così, ecco, diciamo con un semplice comando da terminale gli si dice copia questo archivio ISO su questa penna e la penna è già riavviabile senza usare appunto un programma apposito. Bisogna dire che non è una novità introdotta da Ubuntu, queste ISO ibride non lo sono per nulla, anzi Ubuntu è arrivata tardi rispetto ad altre distribuzioni come OpenSUSE e Fedora che le usano già da tempo. È un'opzione in più, diciamo che nel nostro mondo Ubuntu, avendo il programma apposito, non è mai stato un problema crearsi le pennette USB, non so come sia per altri sistemi operativi, comunque in Ubuntu è sempre stata una cosa confortevole, come avete visto, non è per niente difficile, ma questa qui è senz'altro un'opzione in più, magari più sbrigativa in certe situazioni, che permette di ottenere comunque lo stesso risultato, con un'eccezione, con una differenza rispetto alle penne USB preparate come abbiamo visto nella prima parte, ed è quella che queste ISO copiate non danno la possibilità di crearsi spazio disco per salvare le impostazioni. In pratica, questo modo di preparare l'USB è molto più vicino al modo in cui si preparavano i CD. Quindi il CD, una volta scritta l'immagine ISO, era una cosa statica, ferma, solo leggibile, e anche queste ISO ibride permettono di essere create con un semplice comando di copia, come vedremo fra un attimo. Però, appunto, lo svantaggio è che non possiamo crearci, diciamo, il mini disco per salvarci le nostre cose, un vero live CD senza poter salvare nulla. Quindi, a dipendenza della situazione, fate un po' voi se preferite, diciamo così, il sistema originale
o il vecchio sistema che permette anche di crearsi un disco per memorizzare le cose, oppure usare un comando di copia per sfruttare queste ISO ibride. Ecco, si chiamano ibride perché appunto permettono i due sistemi di preparazione, quindi non è che un'ISO ibrida è esclusa dall'essere utilizzata come abbiamo fatto nella prima parte, e in più danno questa opzione di semplice copia. Allora, allo stato attuale il comando più immediato da usare per la copia è questo che adesso useremo fra un attimo per dimostrarvelo, e io ho messo in futuro, chissà se arriverà qualche interfaccia grafica per questa operazione, perché insomma so benissimo che il terminale, insomma, la linea di comando può sempre spaventare qualcuno, sembra scomodo, sembra criptico, e allora magari, chi lo sa, potrebbe arrivare anche qualcosa di più integrato, di più pratico, oddio, dipende dai punti di vista, in futuro. Però non lo so, non è che ho notizie particolari, ho solo messo io questa frase, così, non si sa mai. Allora, linea di comando, quindi noi abbiamo bisogno di un terminale. Allora, richiamiamo il nostro terminale, eccolo qua, fedele terminale, e dobbiamo usare questo comando, eccolo qua. Quindi c'è un parametro che dobbiamo conoscere per poter usare questo comando. Allora, incominciamo a scriverlo, a prepararlo. Scriviamo come c'è scritto lì, sudo, quindi questo è per il comando che permette di agire come amministratore del sistema, è quello che ci chiederà la password, come ormai penso sappiamo. Poi DD è un programmino sempre presente nei sistemi Linux che appunto fa una copia 1 a 1 dei byte da un file verso un altro file, verso quello che è, nel nostro caso è verso un'unità disco che è più precisamente la nostra penna USB che io ho tra l'altro sempre innestata nel PC, la nostra penna USB che abbiamo già preparato in precedenza, adesso la riprepariamo nel modo alternativo. Quindi sudo dd, che vuol dire appunto trasportare byte per byte un file da un'altra parte. Input file, if input file uguale, ecco qui dobbiamo andare a prenderci la nostra immagine ISO, quindi andiamo a prenderla, eccola qua, quindi per non scrivere tutto il percorso la trasciniamo così. Poi OF, che vuol dire output file, quindi si parte in input con la nostra immagine e in output gli diamo il device, cioè l'unità disco SD, e c'è una X qui, l'ho messa maiuscola, dove la X, come c'è scritto qua, sta per l'unità USB nel sistema. In questo momento, avendo innestato la penna si è presa un'unità SD A, B, C, D, insomma, questa X dobbiamo andare a vedere qual è per essere sicuri di scrivere nell'unità disco giusta, la nostra ISO. Quindi, dove X sta per l'unità USB, vedere con il gestore dischi, ecco, per esempio SDD. Gestore dischi, dove anche questo è un programma preinstallato in Ubuntu, quindi ce lo troviamo già pronto da usare. Ecco qua, gestore dischi, avviamo il gestore dischi, andiamo a vedere dove è la nostra pennetta USB, che è qua. Eccola qua, e vediamo che la nostra pennetta USB device, proprio quello che abbiamo bisogno, Dave device SDD. Ecco, qui possiamo anche chiudere adesso, dobbiamo concludere il nostro comando con la D, proprio come c'era scritto qui, DD. Ecco, il comando a questo punto è pronto a partire. Riassumiamo, sudo per agire come amministratore di sistema, DD, programmino di copia byte 1 a 1, input file la nostra ISO, immagine ISO, output file la nostra unità disco, device, dev device SDD.
Quindi facciamo enter, ci viene chiesta la password come ci aspettiamo. Se non l'ho sbagliata dovrebbe partire. Ecco, naturalmente l'ho sbagliata. Voilà. A questo punto sta scrivendo, non è che come output dia un granché, e quindi possiamo solo aspettare. Come ho detto, questo DD è un programmino che, sarò sincero e onesto, non ho mai usato fino all'altro giorno quando ho provato questa ISO ibrida. È un programma che appunto copia byte per byte un file, quindi proprio a livello di informazione minima che compone il file lo copia da una parte all'altra, quindi da un input verso un output. Ecco, sono, se non erro, 700 e passa megabyte, quindi ci vorrà un po' a eseguire questa copia. Nel frattempo, non avendo neanche un segnale di dove sia arrivato, ho qualche difficoltà a riempire il tempo di attesa. Non so se inserire una pausa in questo tutorial o se continuare a dirvi qualcosa, insomma, diciamo che l'utilità di creare queste chiavette riavviabili è indubbia. La si può anche dare a un amico e dire: ok, vuoi provare Ubuntu? Guarda, ti ho preparato la chiavetta, basta che la inserisci nel tuo PC o anche nel tuo Mac, eh? Questo bisogna dirlo, ecco, questo è un argomento interessante, intanto che il comando va avanti. Bisogna dire che, essendo un sistema isolato dal PC originale o dal Mac, insomma dall'hardware nel quale si innesta la penna per essere usata, la pennetta o chiavetta, insomma, ogni tanto dico penna USB, ogni tanto chiavetta perché si chiamano così comunemente. Dicevo, siccome è un sistema completamente autoincluso e isolato, una penna USB preparata in questo modo, non ha nessuna importanza se l'apparecchio, il PC o il Mac, appunto, se sia un PC, diciamo, con Windows installato, ecco, diciamolo, o un Mac. Ecco, intanto ha finito, guardate un po'. Ma finisco il mio discorso, visto che l'ho iniziato. Dunque, dicevo, non ha nessuna importanza se innestiamo la nostra penna in un Mac Apple o in un PC con Windows o in un PC con già un'altra distribuzione di Linux installata o un'altra versione di Ubuntu. È uguale, insomma, avete capito cosa intendo. È uguale, voi innestate la vostra pennetta USB, fate ripartire il vostro Mac, il vostro PC, e potete gustarvi e provare la vostra, nel mio caso Ubuntu, visto che il mio tema, la mia distribuzione preferita è quella. Dicevo, Ubuntu anche su un hardware Mac, Apple Mac. Basta che il Mac non sia ancora uno di quelli con CPU PowerPC. Naturalmente il Mac deve avere la CPU già Intel, perché la ISO che abbiamo scaricato e che abbiamo a disposizione è per CPU tipo Intel, quindi i86 classiche, le sigle sono quelle. Ecco, quindi adesso non so da quanti anni, ma insomma è un po' di tempo che i Mac, la Apple è passata a Intel dai PowerPC. Ci sarà ancora qualcuno di voi che avrà i vecchi PowerPC, purtroppo non può sfruttare queste chiavette USB avviabili, perché contengono le istruzioni per i processori tipo Intel o AMD, insomma quelli Intel compatibili. Però appunto tutti i Mac nuovi degli ultimi anni possono benissimo essere usati per provare Ubuntu. Ecco. Allora, dicevo, nel frattempo il nostro bel comando
ha finito di copiare byte per byte la ISO sulla penna o sulla chiavetta e vedete che dà un piccolo rapportino finale. Ecco, dice 1.444 eccetera eccetera letti e la stessa cifra fuori, dentro, fuori, quindi questo rapportino ci dice che la copia è andata perfettamente bene perché abbiamo letto esattamente la stessa quantità di dati di quanti ne sono usciti sulla penna USB. E voilà, e anche in questo caso abbiamo creato una penna, una chiavetta USB, una pennetta USB riavviabile, anche se in una forma leggermente diversa da quella che abbiamo visto nella prima parte del tutorial. A questo punto, come già vi ho mostrato, basterebbe fare il reboot, il riavvio del PC con innestata la penna e avanti che può partire la sessione live di Ubuntu. Penso di avervi detto tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, un po' per aver sopportato i miei strafalcioni, le mie esitazioni. Buona serata e alla prossima!